Buongiorno ragazzi, vi faccio vedere oggi come funziona la piattaforma per il disegno in 3D Tinkercad. Allora, entrate tutti con il vostro account e vi troverete in questa pagina, che è la pagina dalla quale potete accedere a dei progetti che avete già fatto oppure crearne dei nuovi. Voi non avrete nulla, quindi creerete il primo. E il primo lo proviamo insieme. Crea nuovo progetto. Cliccate quindi su Crea nuovo progetto. Vi si aprirà la pagina principale della piattaforma. Cosa ci trovate? Un piano di lavoro, come se fosse una carta millimetrata, che è proprio un piano di appoggio dei vostri lavori. Avete sulla sinistra un cubotto che vi serve, cliccando il tasto sinistro del mouse, a ruotare e vedere varie viste di quello che state, su cui state lavorando. Avete questo che vi riporta la situazione iniziale, questo che vi adatta a un certo punto di vista, questo vi ingrandisce, questo vi diminuisce la vista e questo vi riporta a delle viste principali, ovvero perfettamente dall'alto, perfettamente da davanti, quando io vado a vedere perfettamente da davanti, o perfettamente da destra o da sinistra o dall'alto, come dicevamo, no, scusate, dall'alto, ecco, e il vostro lavoro. Il vostro lavoro quindi andrà appoggiato su questo piano. Ritorniamo alla situazione iniziale e cominciamo a disegnare. Allora, come funziona questo programma? Lavora, cioè crea solidi utilizzando dei solidi elementari, cioè voi prendete in questa libreria di destra dei solidi elementari, come possono essere dei cubi, dei cilindri, delle sfere, scritte particolari, poi dopo vi divertirete a vedere quante ce ne sono e come funzionano anche da soli. Adesso io ve ne faccio vedere, le principali. Notate subito che avete dei, come dire, sembrano dei doppioni, ma in realtà questo cubo è un cubo solido pieno all'interno, questo è un cubo che mi simboleggia un foro, un buco, cioè io quando voglio andare a creare dei fori all'interno di altri solidi, utilizzo queste due forme che sono cubo o cilindro. Posso utilizzare anche altre forme di vuoto che le andremo a vedere successivamente. Invece, come vi dicevo, questi sono dei solidi pieni all'interno. Per esempio, proviamo a pensare di disegnare un parallelepipedo. Un parallelepipedo è generato dalla variazione delle dimensioni di un cubo. Quindi io posso prendere come forma elementare un cubo, clicco con il tasto sinistro del mouse e lo trasporto nel mio piano di lavoro e quindi ho appoggiato sul mio piano di lavoro un cubetto. Se io lo volessi far diventare un parallelepipedo, non dovrei fare altro che andare a lavorare sulle sue misure. Come faccio a lavorare sulle sue misure? Mi avvicino con la rotellina del mouse, che funziona anche da ingranditore, e vado a vedere che questo cubo ha tipo delle maniglie, dei quadratini bianchi, dei piccoli, un conetto in questo caso, delle maniglie tonde e tutte queste, diciamo, chiamiamole maniglie, mi servono per modificare questo oggetto. Per esempio, se io vado a cliccare su questa maniglia, mi si evidenziano le misure di questo cubetto. Infatti, vediamo, ha una larghezza di 20, in questo caso si parla di millimetri, quindi di 20 mm, di 20 mm anche di spessore. E se vado a cliccare questa qui in alto, mi dà la dimensione, vedete, dell'altezza, sempre di 20 mm, un cubo, certo, 20x20x20. Come faccio a modificarle io? Posso semplicemente prenderle e con il tasto sinistro del mouse e allargarle o stringerle come voglio, oppure se ho delle dimensioni precise, per esempio se volessi un parallelepipedo qua di 50 mm, devo evidenziare la scritta della misura, scrivere con la tastiera 50, tasto invio, ecco che l'oggetto mi viene disegnato di 50 mm. Lo spessore 15 cm mi va bene, oppure lo voglio di 20, vado a modificare anche lo spessore. Per esempio lo possiamo fare di 10, così vediamo bene che ho proprio un parallelepipedo. Voglio modificare l'altezza, vado a cliccare su questa che mi rappresenta la maniglia dell'altezza e posso andare per la misura precisa a specificare bene
la dimensione con la tastiera. Poi abbiamo detto che ci sono delle maniglie che possono, sono rotonde perché possono permettere di ruotare l'oggetto. Per esempio, se io voglio, lo evidenzio, vedete, lo posso ruotare di 45 gradi, li posso scrivere anche qui, anche questa volta posso scrivere la quantità precisa dei gradi di rotazione. Lo posso ruotare in questo senso, torno un attimo indietro, lo posso ruotare in questo senso, in orizzontale, vedete? Sempre cliccando, prendendo la maniglia con il tasto sinistro del mouse e ruotando l'oggetto. Posso vedere questo oggetto da vari punti di vista, per esempio lo posso vedere da davanti, lo posso vedere da destra, lo posso vedere da dietro, lo posso vedere dall'alto. Quindi ho varie possibilità di vederlo da tutte le varie parti, da tutti i quattro lati, diciamo, dei quattro punti di vista e anche dall'alto, ma anche da sotto lo posso vedere perché posso andare dal basso e lo vedo e vedo quello che sta sotto. Allora, prendiamo una vista un pochino, ecco, questa per esempio ci va bene, e vi volevo fare vedere, anzi, prima vediamo bene il fronte, cioè da davanti. Lo mettiamo in orizzontale, lo ruotiamo un attimo, lo riportiamo in orizzontale. E vi voglio fare vedere una cosa, che questo oggetto, come l'abbiamo trascinato dalla, diciamo, dal menu di destra, lo troviamo appoggiato sempre sul piano orizzontale. Se noi lo volessimo alzare o abbassare dal piano, non dovremmo fare altro che utilizzare questa maniglietta nera e vedete, si è alzato dal piano orizzontale di 4 mm. Lo volete alzare di 10? Scrivete 10 con la tastiera e lo alzate di 10. Eccolo qua. Se lo andiamo a vedere, ecco, adesso è rialzato rispetto al piano orizzontale, tant'è che vediamo anche la sua ombra che meglio ci dice che sta più in alto, che c'è dello spazio tra l'oggetto e il piano orizzontale, il piano di lavoro. E io vi dicevo che per sovrapposizione di oggetti semplici, di solidi semplici, posso ottenere dei solidi complessi. Per esempio, posso fare un foro all'interno di questo oggetto. Magari facciamo che lo appoggio così lo vedete meglio. Lo appoggio, lo ruoto e lo appoggio, faccio 90 preciso così in orizzontale, anzi lo riporto con questa freccetta sul piano orizzontale, punto zero, così ho la vista dall'alto. Cosa succede? Che io posso, la giro un attimo, così e faccio la vista dall'alto. Ok, voglio fare un foro all'interno di questo parallelepipedo, un foro a forma di cilindro, anzi, non prendo questo, ma prendo il foro a forma di cilindro. Ora, cosa devo? Vedete, con questo io appiattisco tutte le figure. Questo me lo porto vicino, lo faccio, se questo ha di dimensione 25,17, facciamo un numero preciso 25, 25, e io questo foro lo devo fare più piccolino, quindi invece di 20 potrò dire 15, 15 e 15, lo facciamo circolare. 15 e 15 lo porto nella posizione, utilizzo le freccette in questo caso della tastiera, lo porto in questa posizione. Vado a vedere cosa è successo. È successo che io ho un foro che ancora però non è un foro, diventerà un foro quando io unirò questi volumi. Come faccio a unire questi volumi? Seleziono il tutto con il tasto sinistro del mouse. Vedete, si è selezionato tutto. Vado a prendere questo comando unione, raggruppa, e vado a raggruppare il tutto. Il vuoto si fonde con il pieno e mi dà questo foro. A questo punto voi vedete che c'è un foro.
Possiamo anche pensare di fare una scritta qua sopra, per esempio, non so, magari pensiamo che questo sia un oggettino da stampare con la stampante 3D, perché questo programma permette di trasformare questi vostri disegni in dei file di un formato particolare, letto dalla stampante 3D, che può stampare l'oggetto che voi avete disegnato. E, per esempio, vado a prendere una scritta, il testo, lo porto qua. Vedete, esce fuori il testo. Posso scegliere, per esempio, in questo caso, magari la E del mio nome, così facciamo. Posso restringerla un pochino. Posso portarla qua sopra. Non la vedo perché probabilmente ha un'altezza come il mio oggetto. Posso, per esempio, farla in rilievo. Vedete, è una E in rilievo, che però ancora non è fusa al mio oggetto. Allora possiamo provare a fare una cosa di questo tipo. Io vado a selezionare tutto, duplico, porto la mia copia qui in alto, duplico ancora, porto la mia copia qui in basso. Non ho duplicato tutto, non ho preso la E. Allora vado a riprendere il tutto. Duplica. Eccolo qua, adesso l'ha presa. Mi porto questo un pochino più in su. Ok, allora le possibilità sono, per esempio, vedete, in questo caso sono tutte e tre uguali perché ho fatto un duplica. Allora il primo mi piace così. Lo vado a selezionare, vado a prendere il tasto Unione e vedete che è diventato un oggetto unico con la E in rilievo. In questo caso posso trattare la letterina E come invece incavata. Posso dire che la letterina E, intanto vado a cancellare, vedete che mi era rimasto questo che avevo fatto all'inizio e mi era rimasto lì, non l'avevo cancellato. Allora, posso dire che il secondo oggetto vado a prendere la maniglietta e lo vado, vediamo, questo, invece di 14 possiamo mettere 12, un pochino anche 11. E lo facciamo, anzi no, scusate, questo era alto. L'altezza di questo era 10,44, questo qua lo facciamo tipo 8, anche 7, e quindi mi va in profondità. È successo che questo, mannaggia, questo qui. Lo voglio fare più in profondità, quindi non 11, ma facciamo 6. Ok, non lo vediamo più perché è dentro. Ah, ho dimenticato una cosa importante. Questo qua lo devo trasformare, questa E la devo trasformare in vuoto. Aspettate, non tutto, soltanto la E, faccio vuoto, ok, vado a lavorare su questo e gli dico che questo foro deve essere passante, ok? Vado a selezionare il tutto, fondo. E ottengo un oggetto con la E passante. Posso lavorare con il terzo oggetto. Allora lavoro da davanti. Allora questo ha un'altezza di 10,44. Questo ha un'altezza, lo trasformo anche questo in vuoto, lo porto a questa altezza,
vado a selezionare il tutto, faccio raggruppa e sicuramente avrò a questo punto l'ultimo oggetto che ha un incavo a forma di E. Ecco, queste sono le tre possibilità per disegnarci sopra delle lettere in rilievo, passanti completamente e incavate. Questo è un esercizio che potete provare. È finito. Buon lavoro.